ringrazio Don Franco che ci ha messo a disposizione il suo santuario per questa manifestazione. E ringrazio tutti i suoi commissari, ma anche i sindaci. Ringrazio Monsignor Milano, ringrazio tutti i carri, ringrazio le forze dell'ordine, i sindaci che sono intervenuti, anche il prefetto Spera. Qui io ringrazio tutti le scuole, i paesi, perché è importante che questa manifestazione sia sentita qui in Sant'Ambio. Sentita perché è un momento culturale importante. Noi stiamo riportando la musica sacra nella Chiesa, dove è tanta. E lo facciamo proprio una settimana santa, la Santa Madre è stato commissionato proprio per ufficiare la settimana santa e quindi ci sembrava un'operazione doppiamente riuscita e doppiamente felice, perché è molto importante sia che noi abbiamo questo sentimento giusto sia che lo facciamo nel modo migliore. Sappiamo tutti che quest'opera è stata commissionata nel 1734 Giovanni Bolesi, per dire anche la precedente stata davanti alla commissionata che è stato osservato un ventennio prima, entrambe commissionate dalla stessa confraternita italiana, laica napoletana, cavaliere della Vergine dei Comuni di San Luigi e Palazzo. Probabilmente dopo un ventennio della musica di Scarlatti volevano un po' ringiovanire il testo, renderlo più snello, lo affidarono al giovane Bergolesi. Don Bergolesi, come ben sappiamo, è morto a 26 anni. La leggenda narra che l'ultima sua opera, proprio questo Stabat Mater, lui lo completò il giorno stesso della sua morte e fu diciamo un'opera scritta in fretta. Molti studiosi hanno rilevato degli errori delle cose, ma scritta proprio per fare per poter rendere un ringraziamento a Dio, e quindi noi oggi lo omaggiamo con l'Accademia Reale Baron d'Ensemble, diretta grandemente dal direttore Giovanni Borrelli, e lo facciamo con il piacere di fare nostra la musica, lo sappiamo, è qualcosa che parla all'io soggettivo, è il suono, non è qualcosa che si tocca, non è il quadro che vedi per strada, cioè che puoi vedere per un ammirare l'artista, non è la scultura, è che sono comunque cose fuori da noi. La musica entra dentro e cessa nel momento in cui cessa il suono, cessa quel momento di intimità, perché parla all'io intimo, tira fuori il nostro sentimento, riesce a conquistare il nostro cuore e a farci vibrare e a dire, perché quel suono, quella musica ci ricorda il nostro identico, il nostro identico, quindi ci ricorda immagini, parole, suoni, il nostro vissuto. Questo è il senso. E quindi questo è il senso del regalo che ci volevamo fare per Pasqua, per stare tutti insieme in questo momento e poter insieme gioire di questa cosa. Però ci tenevo, perché io poi sono un appassionato di musica come sono, ma non sono assolutamente capace di spiegare i passaggi, le aree, così mi sono affidata a un super esperto, il regista e attore Sergio Signori, che ci racconterà un attimo le aree. Ma più educativo del mio discorso, perché così ti saluto e quindi buona Pasqua a tutti. Siamo qui per presentare la musica, non per parlarne, non parlerò molto, se non per dire che Bergolesi, come ha già abbondantemente descritto la dottoressa, era un giovanissimo fondamentalmente. In quell'epoca, immaginate, Napoli era un fermento importantissimo musicale. Bergolesi si colloca all'inizio, diciamo, del primo ventennio, della prima metà del 1700. Che cos'è Bergolesi in quel momento, oltre a essere giovanissima, prima della, questo parliamo di, prima della composizione dello Stabat Mater? Bergolesi sarà uno dei massimi esponenti della scuola napoletana e molto noto, diciamo, a chi ha già frequentato la produzione bergolesiana. Sappiamo che ha scritto La Serva Padrona, che è un intermezzo che diventerà importantissimo per lo sviluppo e poi chiaramente dell'opera buffa, napoletana in primis e poi quella europea, per cui sarà un grande modello per tutti. Lo stesso Stabat Mater è stato ricominciato da Bach, per cui è fonte di ispirazione, perché con Bergolesi si apre un'era moderna della musica. E adesso, per non tediarvi,
passiamo allo Sabato. Lo Sabato, come si diceva, arriva in sostituzione di quella che era stata la star fino a quel momento, perché Scarlatti è stata la star. Scarlatti ha inventato un codice nuovo nella musica, cioè la musica si apre alla sua modernità. Però poi arriva Pergolesi, chiaramente. Pergolesi, che è un giovane di Iesi, di Marchigiano, che arriva a Napoli giovanissimo, lui fa parte di quella sfera di ragazzini, i famosi castrati, per cui è presumibile che Pergolesi avesse anche una bellissima voce. Infatti quest'opera è scritta per voce maschile e poi successivamente veramente verrà eseguita in altre versioni. Allora, noi stasera abbiamo la Reale Accademia Baroque Ensemble, che è un gruppo che prende entrare, insomma, di farsi... questo gruppo è un gruppo importante, guidato dal maestro Giovanni Borrelli. Sono molto orgoglioso perché con Giovanni in tempi passati avevamo un gruppo musicale insieme negli anni 80, facevamo musica popolare, antica e popolare, per cui Giovanni è la testimonianza di una persona caparbia nel ricercare soprattutto un patrimonio sconosciuto, perché dovete sapere che se noi dovessimo rappresentare una sola volta al giorno, senza fare tecniche, un'opera della scuola napoletana, possiamo coprire un arco temporale di circa 10 anni. Quindi stiamo parlando di un patrimonio immenso che è conservato tra il complesso di Girolamini, dove nasceva nella parte frontale dell'ingresso della chiesa, c'era il conservatorio dei poveri di Gesù Cristo, che era quello che aveva volto proprio per Bolesi, dove insegnava il maestro Durante, con la Porpora, parliamo dei più grandi a livello europeo. Per cui è lì che nasce un po' questo vivaio, chiamiamolo così, con un termine un po' più moderno, di giovani ragazzi che erano molto spesso strappati alla vita contadina, erano orfani. Un po' detto comunque che si parla sempre di un conservatorio, San Pietro Maiella, ma San Pietro Maiella è quella che riunisce finalmente tutta l'attività di diversi conservatori che c'erano a Napoli, e tra quelli maschili e quelli femminili erano circa 20, per cui c'era San Sebastiano, Poveri di Gesù Cristo, Pietà dei Turchini ed altri, naturalmente, anche minori, perché come sappiamo le donne non potevano suonare in pubblico, erano destinate alle famiglie, non esistevano i grammofoni, per cui suonavano a casa, intrattenevano la famiglia. Adesso io ci siamo, eccoli qua. Allora, la Reale Accademia Baroque Ensemble. Come dicevo, loro sono tenuti sotto la guida del maestro Giovanni Borrelli a una profonda ricerca nel campo della musica barocca, per cui loro sono uno strumento originale, riscoprono anche autori sconosciuti della scuola napoletana, portando alla luce un patrimonio, come dicevo prima, ricchissimo della gloriosa scuola napoletana della musica barocca. Allora, per il presente. Allora, il violino barocco in direzione, il maestro Giovanni Borrelli. Soprano Angela Duglio. Chi arriverà? Poi con la università. Contralto Marina Esposito, anche lei arriverà. Sto leggendo in ordine, perché come ce l'ho scritto qui. Violino barocco Isabella Parmiciano. Altro violino barocco Giuseppe Griego, viola barocco Pezio Iorio, violoncello barocco Raffaele Sorrentino, contrabbasso Gianluigi Pennini e infine per l'organo Concetta Soldini. Soldi, non c'è soldi, allora.
aspettiamo. Allora, ho presentato i cantanti, preferisco che entrino secondo il loro ordine, non voglio. Thank you.
Thank you.
dentro e ha dato tono a questo incontro veramente toccante. Lo sapete, cristiana, giudici, autorità, tutti voi qui, fratelli e sorelle, e non vi nascondo la mia commozione, perché la musica sacra, con questi geni della nostra Italia, quale è stato Gian Battista Bergolesi, è veramente una musica angelica che tocca le corde più intime del nostro cuore, aperto a quella visione cristiana che ci rende tutti figli di quel Padre celeste che ci ama tanto da avere mandato il suo Figlio che si è fatto uno di noi nel seno virginale di Maria per opera dello Spirito Santo e del morto e del risorto per tutti noi, per garantire a noi una vita senza fine, perché non siamo nati per il silenzio del sepolcro, siamo nati per la vita e per la gloria eterna. Ve la auguro a tutti, fra 100 anni, con proprio l'intercessione e il sostegno della Madre Celeste, che abbiamo così veramente venerato in queste voci così qualificate e questi veri artisti della musica che ci hanno fatto gustare anche tutta la ricchezza di grazia e di redenzione della morte di Cristo, cui ha partecipato la sua Santissima Madre su quel Golgota, con l'auspicio che la risurrezione, vittoria della vita sulla morte, porti una risurrezione a questa società avvolta dalla cultura della morte, nel tunnel della violenza e del terrore, come comprovano questi inique e crudeli guerre su cui richiama l'attenzione del mondo il nostro grande padre, Papa Francesco, Vangelo vivente della Chiesa contemporanea. Amen. Grazie. Sarebbe necessario prima un giudizio, ovviamente lo si chiede su questo esame, al contratto, al soprano, però mi consentite, dopo le parole convincenti e persuasive di Sua Eccellenza, credo che ci sia poco da attutire se non perfezionare un modo convincente di un vescovo credente, molto credente, che attraverso la sua parola pone una speranza. E allora grazie commissario Profettizio, collega Gabriella D'Orso, per questo momento particolarissimo in cui la cultura, ancorché sacra e religiosa, ci sta inondando in questa settimana santa. Grazie al reverendissimo parroco per l'ospitalità, alle autorità, al presidente del tribunale, alle forze di polizia, ai colleghi, vedo il prefetto Spena, vedo altri colleghi. È un momento in cui questo santuario, io durante l'ascolto, devo dire la verità, ho pensato molto, perché è un santuario catechetico, cioè che riesce a parlare attraverso la gloria di Sant'Antimo, riesce a parlare attraverso gli angeli, virtù teologali, riesce a parlare attraverso
San Pietro, San Pietro e San Paolo come statue, riesce a parlare attraverso tutto ciò che di archetipo, ma soprattutto di bellezza, è soprattutto in questa area presbiteriana. E allora non poteva esserci un inserimento migliore che non lo Stabat Mater, soprattutto della Settimana Santa. E quindi il riferimento non può essere che a quel momento particolare della vita, della passione, della morte, della risurrezione, in cui l'umanità ha un grande pregio. Maria è la donna Eva, Maria è la donna che diventa la madre dell'umanità redenta. Allora in questo filo conduttore stava presso la croce Maria sua madre, la sorella di Maria, Maria di Cleofa, Maria di Magdala, così recitano i Vangeli. E questo significa che siamo tutti noi. È un'umanità che oggi sta sotto questa croce, ma è un'umanità che respira un forte afflato anche di laicismo. Cioè l'uomo oggi ha bisogno di riferimento. Il primo riferimento per noi cittadini italiani è la nostra Costituzione, perché dobbiamo essere soprattutto bravi cittadini. Il credo è qualcosa di intimo, che chi riesce ad averlo e lo possiede lo deve articolare nel mondo in cui si trova, perché cittadino è anche colui che respira l'umanità solidale per gli altri. E tutto ciò proviene da una grande scuola, non soltanto di fede, ma proprio di senso civico della nostra grande nazione. E allora questo momento oggi è veramente un momento in cui la cultura diventa patrimonio dell'anima. E quando un'anima, attraverso la sua sensibilità, viene coinvolta nella cultura del nostro tempo e attinge anche a tutto ciò che è successo nel passato, io credo che noi ne usciamo di qui arricchiti. E questo arricchimento non può che farci del bene. Peraltro, la esecuzione mirabile, lo devo dire, raffinata, non c'è stata una nota fuori posta. Non c'è stato un attacco che non sia stato sincronico, non c'è stata cioè una nota particolare che non abbia fatto pregustare questa grande preghiera di Jacopone da Torre. E allora le cantanti siete state davvero meravigliose, perché non è facile integrarsi tra un soprano e un contralto. Nessuno ha primeggiato, e questo già nel vostro ambiente è un fatto importante. Quindi avete dimostrato reciproca solidarietà nella voce, reciproca attenzione, reciproco sapere, e questo lo si nota. A un occhio attento, un orecchio attento lo si nota. E allora grazie di cuore a tutti voi, ovviamente l'organista che dietro le quinte ha diretto in maniera altrettanto mirabile, ma soprattutto voglio dire a questi archi meravigliosi che si sono integrati. Davvero grazie per questa serata e soprattutto la nostra gratitudine, perché questa strada verso la risurrezione ci porta soprattutto solidarietà e bene comune. Grazie a voi.